Angelo Caroccia, assessore ai lavori pubblici, 9 anni di lavori, 9 anni di impegno, quali risultati e quali aspettative ancora per il futuro? Sì, abbiamo fatto 9 anni con un impegno massimo per portare avanti delle nuove opere su questo territorio. Siamo partiti già dal 2013, come abbiamo potuto vedere, con le prime ciclabili, quindi siamo partiti già dal primo anno con la ciclabile di Coscia di Morto e poi a seguire abbiamo legato una serie di ciclabilità sul territorio e siamo arrivati a 30 km di ciclabili su questo territorio. Nei prossimi mesi partirà anche il lavoro per congiungere la capitale con Fiumicino, quindi stiamo procedendo in maniera molto energica con le opere verso questo versante, verso l'ambiente. Verso l'ambiente, per dire anche che abbiamo fatto un discorso di tutela dell'ambiente cambiando tutte quante le lampe da sodio sulla pubblica illuminazione, mettendo tutto LED, quindi un abbattimento totale della CO2 e anche un abbattimento dei costi, quindi il 65% dei costi risparmiati dall'amministrazione. Quindi opere pubbliche non sono solamente quelle che si vedono, nel senso che le lampade, magari la sostituzione delle lampade non è immediatamente avvertibile come una grande opera, invece in realtà ha un grande impatto. La domanda che volevo fare è: se dovessi mettere su un podio le 3 cose di cui vai più orgoglioso, prima, secondo e terzo, comunque anche non in ordine proprio di classifica, di questi anni? Beh, sicuramente le scuole. Noi abbiamo fatto 3 nuove scuole e 33 nuove aule, quindi che equivalgono a altre 3 scuole. Quindi 6 scuole fatte in questi anni per me è un traguardo importantissimo. La seconda opera che voglio mettere sul piatto è quello del Ponte 2 Giugno. Il Ponte 2 Giugno abbiamo dato una risposta concreta alla viabilità, una risposta concreta a una risoluzione del traffico su questo territorio. Un'altra cosa importante è questa del risparmio energetico. Io, secondo me, è una cosa che si vede poco, come abbiamo detto poc'anzi. Il LED si vede perché c'è più luce, è una trasformazione, ma anche quello che stiamo facendo sulle scuole: stiamo portando via tutto il gas e tutto il gasolio e stiamo mettendo tutti i pannelli fotovoltaici e tutte le pompe di calore. Questo è un risultato ottimo proprio in questo momento storico in cui c'è un problema energetico su tutta quanta la nazione, ma anche europea e mondiale. Quindi Fiumicino è un paese all'avanguardia su questo punto. Siamo con l'ingegner Paola Tripodi di ANAS. Buonasera, 9 anni di lavori pubblici qui a Fiumicino. La domanda che tutti qui a Fiumicino si stanno facendo: lavori al Ponte della Scafa, a che punto sono e se il progetto di un nuovo Ponte della Scafa è ancora in piedi? Allora, per quanto riguarda il ponte che stiamo portando avanti, siamo a buon punto. Abbiamo fatto tutta la parte strutturale, che forse si è vista poco perché fatta nella parte sottostante del ponte, e l'abbiamo completata, quindi siamo passati da pochi giorni sulla parte sulla parte sovrastante del ponte, quindi avete notato la parzializzazione. Siamo a buon punto perché l'intervento principale strutturale è stato terminato. Ora facciamo un adeguamento sopra della carreggiata e quindi anche della passerella, che la metteremo in sicurezza, e prevediamo di terminare i lavori per il mese di giugno, quindi con la riapertura del ponte in condizioni di sicurezza che ci eravamo previsti. La realizzazione di un nuovo ponte è un progetto completamente abbandonato, quindi? Non completamente abbandonato, però da capire di chi è la gestione, quindi lo vedremo successivamente. Voci di palazzo dicono che il Campidoglio sta ragionando eventualmente, per la realizzazione di questo nuovo ponte, di attingere ai fondi per il Giubileo. Conferma queste voci, le smentisce? Non è di mia competenza, quindi bisognerà aggiornarci più in là per questo discorso. Per quanto riguarda invece il viadotto dell'aeroporto,
dell'aeroporto, abbiamo terminato il progetto definitivo con l'acquisizione di tutti i pareri autorizzativi. A stretto giro, non più di un mese, avremo il progetto esecutivo terminato che trasmetteremo a Roma per avere il finanziamento. Anche per il viadotto siamo a buon punto, ritengo, prevediamo di partire con le lavorazioni nel mese di settembre, non più tardi di settembre. Quindi è un importo significativo, cioè l'intervento è importante perché prevede la demolizione del viadotto attuale con la ricostruzione di un nuovo ponte tutto in acciaio e l'importo si aggira a 27 milioni, quindi sarà un bel intervento. I tempi di realizzazione poi, quindi si parte verso settembre? Si parte di settembre, sì, sicuramente ci sarà una durata di un anno, sicuramente non meno di un anno, però vuol dire demolire, ricostruire l'intero viadotto. Lei ha detto prima che a giugno saranno completati i lavori al ponte della Scafa. Con riapertura del ponte, prevediamo la fine dell'intero intervento e riapertura del ponte. Anche dello svincolo di via Trincia delle Frasche? Sì, sì. Poi completeremo tutta Aranova, che è la rotatoria di Aranova che in parte abbiamo aperto nello scorso mese, e lì prevediamo di finire le lavorazioni a maggio, quindi tutta la rotatoria verrà realizzata. Adesso la complanare aperta direzione Aranova sarà aperta anche in direzione Roma. Siamo con Claudio Galli, direttore area Lazio di Engie Servizi, con un progetto importante che riguarda questo territorio, che riguarda Fiumicino. Ci faccia capire qual è il senso profondo di questo progetto e quali sviluppi può avere nel futuro. Il progetto è molto interessante, tra l'altro anche innovativo, non solo per il Lazio ma anche per tutta Italia, perché riguarda sostanzialmente, è un intervento che riguarda le scuole, le 31 scuole del Comune di Fiumicino. Abbiamo sostanzialmente sostituito tutti gli impianti che vanno a gas o a gasolio con impianti totalmente elettrici, quindi abbiamo sostituito le caldaie con pompe di calore elettriche alimentate da, non più dalla rete, ma in realtà da impianti fotovoltaici che abbiamo installato e installeremo sui tetti delle scuole. Sostanzialmente ogni scuola sarà autonoma dal punto di vista energetico e azzeriamo totalmente le emissioni di CO2. Quindi un risparmio sicuramente nei confronti dell'ambiente, anche un risparmio economico? C'è anche un risparmio economico rispetto alla spesa storica del Comune, che fa parte appunto di uno degli obiettivi della Giunta. È un tipo di sistema che una volta messo non bisogna più metterci mano, o periodicamente ha bisogno, non so, di sostituzioni, di aggiornamenti? Sarà tutto sostanzialmente nuovo e quindi andrà fatta la manutenzione di mantenimento durante la gestione, che è un'attività nostra classica che facciamo, nel nostro core business. Siamo con Ciro Sannino, presidente della commissione ATER, sport e attività produttive, temi tutti quanti molto di attualità. Dal suo osservatorio, qual è la situazione delle scuole qui a Fiumicino? Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, la situazione è, diciamo, in stato di avanzamento a livello di lavori, sia come infrastrutture scolastiche in questo mandato, dove io, diciamo, questo è il quarto anno, siamo vicini al quinto. Per quanto riguarda le infrastrutture nuove, ne sono state realizzate alcune da Conizugna, per non parlare dei parcheggi limitrofi, quindi a livello di strutture. La ristrutturazione dei plessi esistenti è stato un altro importante impegno da parte di questa giunta, insieme all'assessore lavori pubblici e all'assessore politiche scolastiche Calicchio, Angelo Caroccia, abbiamo fatto un lavoro tramite le commissioni di adeguamento e miglioramento delle palestre delle scuole, le stesse scuole con delle nuove aule che abbiamo cercato di realizzare su tutto il territorio, e così faremo nel resto del mandato, almeno per quest'altro anno. Anche le strutture sportive, non ci dimentichiamo che abbiamo appena raggiunto l'obiettivo di avere dal PNRR 5 milioni di euro per il rifacimento del Paraferzini, quindi i lavori e le iniziative sono molte e stiamo cercando di sfruttare tutto ciò che il governo ha messo a disposizione per beneficio di questa città.
Parlando proprio del Palafersini, al di là delle polemiche che hanno tenuto banco in queste ultime settimane, quali sono i tempi adesso di realizzazione? Quando i ragazzi, i giovani di Fiumicino potranno finalmente godere nuovamente del Palafersini? Sì, speriamo prima possibile. Questo era uno dei miei cavalli di battaglia anche in commissione. Noi diciamo che al momento abbiamo una certezza, che i soldi ci sono, e questo è un grosso passo in avanti. Come sapete bene, l'iter è quello di fare una gara per quanto riguarda le aziende che si aggiudicheranno poi l'appalto. Io spero, ecco, che almeno la prima pietra si muova, o il primo macchinario che potrà iniziare i lavori all'interno del Palafersini avvenga nel prossimo anno. Quindi prima della conclusione di questo mandato, sarebbe anche per il sottoscritto una grossa soddisfazione. Sindaco Montino, ci sono due argomenti fondamentali per qualunque comune: il bilancio e le opere pubbliche. Qua si parla di opere pubbliche, 9 anni di interventi. Qual è il bilancio, il suo bilancio di questo lasso di tempo? Beh, il bilancio è enorme, perché poi la città l'abbiamo presa molto affaticata, l'abbiamo lavorato in due direzioni. La prima direzione è programmare la manutenzione della città. Programmare la manutenzione della città significa naturalmente la cura dei particolari, la buca, le strade e così via. Una città molto grande, una città di 14 località, 200 km quadrati, quindi non è una cosa semplice avere la cura continua di quella della città. Anzi, i mezzi, poi tra l'altro devi fare i conti con le risorse che hai. Poi però, mentre lavori sulla cura della città, devi pensare al progetto, cosa dovrà diventare la tua città, cosa sarà, cosa dovrà essere nel futuro. E lì abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato con grandi progetti, abbiamo naturalmente, ci siamo concentrati sulla parte centrale della città, anche perché quelli è quella diciamo di forte attrazione. Abbiamo una presenza anche sotto questo aspetto di carattere turistico molto forte, soprattutto gastronomico molto forte. Siamo arrivati a 650 ristoranti, continuano ad aprire, un polo di attrazione veramente unico, non c'è neanche a Roma un concentrato di questa natura. Ora è chiaro che continueremo ad andare avanti, con grandissimi progetti. Abbiamo aggiudicato finalmente l'auditorium, adesso stiamo solo facendo gli atti burocratici per firmare il contratto. Firmato il contratto, naturalmente faremo una grande inaugurazione per quell'importante infrastruttura. Poi però ci sono temi come la grande viabilità, l'intervento con le ferrovie, stiamo discutendo sulla questione del ferro, la mobilità su ferro, le piste ciclabili, poi soprattutto in questa fase naturalmente sono sicuramente molto molto preziose, che abbiamo lavorato sul sistema della ciclabilità. E questo sistema sta dando veramente dei grandi frutti. Noi credo che siamo il primo comune, e siamo diventati il primo comune nel Lazio proprio per rete ciclabile. Non abbiamo finito il lavoro, lo stiamo continuando. Continuiamo diciamo a migliorarla e dare quella giusta dimensione a una grande città come quella di Fiumicino.